città insigne per i suoi monumenti, Palermo si appresta ad ospitare per la prima volta una partita della Nazionale A. Se non sapessimo di essere in Sicilia, non crederemmo al calendario che dice come oggi sia il 28 dicembre. Parlano di primavera questi accoglienti giardini. Qui il verde non lo si vede soltanto, lo si respira. Oggi è giornata di traffico intenso. Non siamo che nelle prime ore. Più tardi sarà difficile disciplinare la circolazione. Bandiere al vento. Ai lati di quelli della Federazione Internazionale, la Svizzera e l'Italiana. Un aereo scende a curiosare sullo stadio Colmo. Entrano le squadre. La partita è valida per la Coppa Internazionale, torneo che gli azzurri possono vincere a patto di fare 6 punti nelle 3 partite che devono giocare in casa. Ecco gli svizzeri, Barnier e Patton, Ughi secondo e Schmidhauser, Chiesa e Neukomm, Antenen e Riva quarto, Moron, Robustelli e Casali primo. Ed ecco l'arbitro belga Franken, i nostri Boniperti e Mari, Pandolfini e Vivolo, Moro e Corradi, Bertuccelli e Giovannini, Rignani e Venturi, Lorenzi e il commissario tecnico Beretta. Capitani Boniperti e Patton, numeri 10 delle rispettive squadre. Un 10, quello di Boniperti, assolutamente inedito. L'equilibrio della partita si spezza troppo presto. Al terzo minuto, per una carica di Schmidhauser a Lorenzi, l'arbitro concede il calcio di rigore agli azzurri. Segna Pandolfini, ma l'entusiasmo non è quale sarebbe se il gol fosse scaturito da un'azione malaurata. Rivisto da terra è chiaro che il portiere si è buttato dalla parte opposta. Al 14° minuto Casali primo commette un fallo di mano, ma l'arbitro sente il dovere di mostrarsi indulgente. Al 16° minuto un arioso attacco rosso crociato impostato da quel grande regista che è Patton e proseguito sulla sinistra da Riva quarto sarà alla fine stroncato dallo scattante intervento di Giovannini. Questi applausi sono per lui. Mediano avanzato in funzione di terzo attaccante, Venturi cerca di mettere in moto la sua ala, ma l'esordiente Frignani tenta a liberarsi dai ceppi dell'emozione. Adesso 25° minuto è falciato da Neukomm, ma l'arbitro ormai lascia correre. Pannolini si mette in evidenza al 34° minuto e il suo tiro insidioso è salvato in angolo da Robustelli. Quarto angolo per gli azzurri al 40° minuto su tiro di Vivolo. Moro segue in serrata dei compagni. Per poco Venturi non segna. Grande parata di Parnier. Quinto calcio d'angolo per gli azzurri. Ma alla fine Mari tirerà fuori. Il rientro negli spogliatoi non è lieto, come dovrebbe essere quello della squadra che ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Beretta correrà ai ripari, portando Boniperti alla la destra. Lorenzi a centravanti e Vivolo a mezz'ala sinistra. Tutti gli obiettivi puntati sul portiere svizzero che presumibilmente sarà il protagonista della ripresa. Gli azzurri partono decisi ad aumentare l'esiguo vantaggio. Fuori il tiro conclusivo di Vivolo. Ma è il segnale d'allarme per il ventenne esordiente Parlier. Bertuccelli si affida all'esperienza per controllare Riva quarto, l'elemento più pericoloso dell'attacco rosso crociato, colui che un anno fa a Lugano ha segnato un magnifico gol a Moro. E ora gli azzurri vanno all'arrembaggio con Lorenzi a sinistra, poi con Frignani a destra. Adesso, nono minuto, tocca agli juventini. Boniperti allarga a Vivolo e Parlier è chiamato a nuovo lavoro. Moro resterà disoccupato per una decina di minuti. Continua intanto il nutrito attacco degli azzurri. Precipitoso questo tiro di Vivolo finisce tra gli spettatori di curva. Ma anche Parlier prende le sue papere. Una per tutte questa al 17° minuto sul tiro di Boniperti, deviato per errore in angolo. È il sesto a favore degli azzurri. E alla fine della partita altri due si verranno ad aggiungere al conto, a dimostrazione della loro persistente pressione in area avversaria. Improvvisamente al 24° minuto
Chiesa si presenta solo dinanzi a Moro, ma gli cede docilmente la palla. Versati dallo scampato pericolo, gli azzurri volano al contrattacco. Ed ecco su finta di Nivolo Frignani segnare il gol! Sarà sicuro la vittoria. Gol bellissimo, meritevole degli abbracci che il giocatore riceve, giocatore che ha bagnato nel modo migliore la divisa di moschettiere. I 50.000 spettatori finalmente sono soddisfatti. Un terzo si aggiungerebbe al bottino azzurro se Parlier non sfoderasse parate spettacolose. Col corpo fa scudo alla revolverata di Bandolini. Attenzione adesso. Moro salva un gol sicuro. E ora il palo gli permette di prendersi a mano di intanto la rivincita a 2004. Il nuovo pericolo corso e scongiurato raddoppia l'impeto degli azzurri. Guardate Lorenzi, si avventa come un toro contro Parlier che tenta recuperare la palla perduta. Ancora Lorenzi in azione. Il finale è tutto suo. Spettacolo del tutto personale. Alla fine riesce ad indirizzare una palla buona. Fuori di poco il tiro di Boniferri. Ecco ora Giovanini fermare Riva quarto e resistere vittoriosamente alla carica di Antenel. Ultimo sprazzo degli svizzeri, questo tiro di Ughi secondo, facilmente parato da Moro. Come alla fine del primo tempo spetta Venturi suggellare la partita con una cannonata. Ma ancora una volta Parlier ha detto no. 2-0 a Palermo, 5-0 a Bellinzona. Il bilancio del doppio incontro italo-svizzero segna un netto attivo per gli azzurri e i tifosi, rotti gli argini, si stringono intorno a loro affettuosamente. Ma la rinnovatissima nazionale rosso-crociata esce con onore dal campo della favorita e fra i quattro esordienti ha trovato lieta rivelazione un portierino coi fiocchi.